Sempre dai parchetti della Sala Corinto parliamo di Love Life, unico film orientale, per la precisione giapponese, in gara, che porta una storia di grandissima forza familiare con un ritmo pacatissimo, molto lento, e che scade forse in qualche volta in una eccessiva complicazione della trama e delle sottotrame. La storia del film è questa: siamo subito buttati dentro ad un quadretto di pace familiare molto tranquillo, molto affettuoso. C'è questa famiglia dove il bambino è un campione di Oso, che è questo gioco Otello, si chiama, un gioco di società simil dama, con queste palline bianche da una parte e nere dall'altra, e questo bambino subito, colpo di scena bellissimo del film, si arrampica sulla vasca per prendere una roba mentre si sta lavando, cade, batte la testa e muore. Questo è il primo grande colpo di scena di un film che di colpi di scena ne ha molti. E a partire da questa interruzione della tranquillità familiare a cui eravamo abituati nei primi 20 minuti di pellicola, i protagonisti appunto iniziano a cadere in una ruota di dolori e di lutti che cercheranno di affrontare con l'intrusione di altri personaggi, ovvero l'ex marito di lei, un uomo muto e che ormai vive i traghetti, c'è un via vai estremo, forse ce n'è ancora uno. Un uomo che vive come un mendicante, è muto, quindi parlano nel linguaggio dei segni, che l'ha lasciata sola con un figlio da crescere, e l'ex fidanzata di lui, una ragazza che lui conobbe ai tempi delle scuole e che forse l'amore fra di loro non è ancora terminato, come c'è ancora palesemente un sentimento fra la madre del bambino morto e il suo ex marito, nonostante tutto quello che abbiano passato. E a un certo punto questa famiglia inizierà a dividersi, a spaccarsi, ma noi non lo vedremo, perché comunque non c'è bisogno di urlare, non c'è bisogno di fare grandi casini, di chissà quali artifici narrativi per raccontare la storia di una famiglia. E le atmosfere che mette in prime il regista Koji Fukada, mi sconosciuto purtroppo qua in Occidente, sono molto tranquille, molto pacate. Il film è lentissimo, forse è il film più lento che abbiamo visto in mostra, ed è molto alla Kore-eda, quindi è un film molto delicato. La regia si muove in punta di piedi, il finale è in punta di piedi, man mano che si va verso il finale ci sono sempre meno colpi di scena, ma la trama si infittisce sempre di più, forse fin troppo. A un certo punto bisogna stare attenti a ricucire tutti i fili che legano i personaggi ed è un po' complicato. Comunque la regia è buonissima, come anche la fotografia, molto pacata, anche quella molto calma, è tutto molto tranquillo, molto domestico, però il film è troppo lento secondo me, anche per me, che a me i film lenti e orientali piacciono. Comunque io ve lo consiglio perché è una grande storia di una famiglia rotta e poi riaggiustata in un Giappone contemporaneo che si intreccerà con la Corea, insomma. Il film si fa di tante cose, esce al cinema venerdì 9 settembre e io vi consiglio di andarlo a vedere, se vi piacciono questi tipi di film lenti ovviamente, se no no.